Ciao a tutti, oggi con Maura siamo venuti a intervistare il professor Paolo Pontigia, oncologo ed ematologo, e dirige il centro di ipertermia ed è libero docente dell'Università di Pavia. Professore, innanzitutto grazie mille per l'intervista. Maura mi aveva parlato di lei come uno dei pionieri in Italia della tecnica dell'ipertermia che si può utilizzare quando una persona, ahimè, incontra il cancro nella sua vita. E la prima domanda che le volevo fare è: oltre alla chirurgia, oltre alla chemioterapia e alla radioterapia, che sono quelle più utilizzate, Cardine. il cardine, come si colloca l'ipertermia all'interno di questo processo? Dunque, lei ha detto che io sono uno dei pionieri, uno dei nonni dell'ipertermia, in quanto l'ipertermia è stata introdotta da me praticamente in Italia e in Europa. Ho collaborato a stabilire dei centri in Francia, in Germania, in Italia e ho collaborato moltissimo con il professor Harry Levin dell'Università di Charleston in South Carolina. E l'ipertermia l'abbiamo vista forse erroneamente all'inizio come un potenziamento della chemioterapia o della radioterapia. E si è andata avanti per anni su questa strada. In pratica, un farmaco chemioterapico di solito, sottoposto al calore, migliora le proprie prestazioni del 30-40%. Poi, continuando nella pratica medica, mi sono reso conto che l'azione principale dell'ipertermia non è tanto l'aggiunta di un fattore terapeutico alla chemio o alla radioterapia, quanto una stimolazione di tipo immunitario. Professore, come agisce in un corpo che si è ammalato l'ipertermia? L'ipertermia agisce, come ho detto, soprattutto stimolando il sistema immunitario. Come si pratica l'ipertermia? Come si induce il calore? Ci sono molte tecniche a disposizione attualmente. Noi possiamo avere un'ipertermia, che è la classica che utilizziamo, che riscalda il corpo in una parte precisa, per esempio il fegato, con radiofrequenze. Abbiamo un'ipertermia con microonde che utilizziamo per le lesioni più superficiali, perché le microonde hanno una penetrazione nel corpo di 3-4 cm, le radiofrequenze hanno una penetrazione di 8-10-12 cm. Quindi utilizziamo apparecchiature radiofrequenze, utilizziamo apparecchiature microonde, utilizziamo l'ipertermia con raggi infrarossi. Per esempio, per riscaldare tutto il corpo. Quando noi abbiamo una malattia disseminata, utilizziamo l'ipertermia in maniera disseminata, cioè in maniera totale, riscaldiamo tutto il corpo del soggetto. Ci aiutiamo con i chemioterapici classici nell'intento di abbinare le due cose, cioè di potenziare l'efficacia sia dell'ipertermia che delle sostanze chimiche. L'ipertermia rispetto all'operazione chirurgica o alla radioterapia o la chemioterapia, dove si colloca? E quando si fa ad esempio l'operazione chirurgica, quando è che interviene, dovrebbe intervenire l'ipertermia? Lei mi fa una domanda che mi fa piacere. Sta parlando con un eretico e l'eretico le dice che l'ipertermia si colloca in fase preoperatoria, cioè il risultato ottimale è quando la malattia è in fase o iniziale o addirittura io dico in fase preoperatoria, quando non abbiamo ancora, se voi pensate a
l'andamento solito di un atto chirurgico. Un mese di accertamenti, la preparazione, l'atto chirurgico vero e proprio, l'anestesia, il post-operatorio, sono tutti fattori negativi per l'immunità. C'è lo stress del fare gli esami in attesa di sapere se hai o non hai un tumore, è uno stress che deprime l'immunità, deprime la resistenza dell'organismo. Quindi se noi contrastiamo questi fattori negativi con l'ipertermia, diamo al malato 10 volte tanto le chance che avrebbe con una terapia normale. Per quanto riguarda la chemioterapia, la si può fare in associazione o differita, prima l'una poi l'altra. Per quanto riguarda la radioterapia, l'utilizzazione ottimale sarebbe di essere in grado di fare l'ipertermia quasi in contemporanea alla radioterapia, però questo è impossibile oggi perché il radioterapista tende a fare il radioterapista, non si vede di curare il malato in collaborazione tra vari specialisti. Quindi uno fa la radioterapia, il malato va a dirgli vorrei associare l'ipertermia, ma no, facciamo dopo, adesso vediamo la radioterapia cosa fa. E secondo me si diminuiscono i vantaggi e si perde il tempo. Il cancro è come una guerra, fa tante vittime ancora, no? Anche se ovviamente tutte queste applicazioni servono. Io non ho mai capito fino a che punto la chemioterapia e la radioterapia in qualche modo incide in maniera negativa sul nostro organismo, quindi ti guarisce una cosa e ti ammala l'altra. L'ipertermia, che risultati effettivi ha dato e se una persona si ammala davvero ha veramente significato farla o no? Dunque, alla prima domanda che lei mi fa, rispondo con due dati. Lei pensi che la radioterapia viene potenziata una volta e mezzo dalla ipertermia? In pratica tutti i chemioterapici hanno un beneficio dall'utilizzazione contemporanea dell'ipertermia, nel senso che chemioterapici di uso corrente, per esempio il cisplatino, è 2-3 volte più attivo a 43 gradi che non a 37. E l'abitudine dei chemioterapisti è di fare a 37 gradi, cioè alla temperatura corporea normale. Se invece noi utilizziamo l'ipertermia, possiamo potenziare di 2 o 3 volte l'efficacia del farmaco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il farmaco diventa più attivo, oppure che io posso ottenere lo stesso risultato con una dose inferiore di farmaco e quindi abolisco in pratica gran parte degli effetti collaterali. I miei pazienti non perdono i capelli, non hanno tutte le sequele nevritiche della chemioterapia, non hanno i disturbi intestinali che ha il paziente sotto chemioterapia, cioè è entro certi limiti una protezione dagli effetti collaterali di queste terapie. Quanti centri ospedali riescono a inserire, se questi accidenti sono i benefici, perché anche dal punto di vista psicologico una persona che perde i capelli, perché non evitare nel momento più delicato della sua vita, non evitare di farglieli perdere? Quanti centri sono disposti a fare quello che lei dice e a mettere assieme tutte queste applicazioni? Pochissimi. Pochissimi perché la medicina tenta di fare qualcosa di nuovo appoggiandosi a molecole nuove che costano sempre di più e hanno gli stessi effetti collaterali delle vecchie. Attualmente si sta un po' modificando la mentalità,
però l'atteggiamento dei medici è quello di un'inerzia mentale. Prima dicevo, bisogna fare della medicina un'avventura intellettuale, perché bisogna cambiare il cervello, la maniera di approcciare il paziente, la maniera di approcciare la malattia. Per fare delle associazioni tra radio, chemioterapia e iperdermia, sono state fatte, sono state pubblicate, sono stati visti i risultati buoni. Il fatto è che è difficile trovare l'individuo che sappia coordinare una cosa e l'altra. Difficilissimo. Ecco, l'altro grande problema è la non comunicazione tra i medici. Ma è sempre stato così o perché siamo arrivati a questo punto? Visto che lei mi sembra un po' una voce fuori dal coro. Ma siamo arrivati a questo punto perché c'è una pressione enorme dell'industria farmaceutica nei confronti dell'esercizio della medicina. All'inizio vi dicevo che ho visto un farmaco di recente maggiorato di 20 volte il suo prezzo iniziale nel giro di pochi anni, senza nessun motivo. Capisci che quando io un'arancia la pago 1 euro, l'altra arancia la pago 20 euro e sono due arance molto simili, la pressione economica, la pressione finanziaria, la pressione marketing diventa enorme. Le faccio una domanda che può sembrare indiscreta. Lei però all'interno delle istituzioni ospedaliere e dei centri, la maggior parte di dottori non si azzarda comunque a dire che è un sistema malato quello della sanità in qualche modo. Che cos'è che le dà questo anche coraggio di affermare questo e la maggior parte dei suoi colleghi, magari anche luminari come lei in altri campi, non lo fanno? L'incoscienza. Faccio una cosa perché sono convinto che sia la cosa migliore per il paziente. A volte mi rendo conto che sono fuori dagli schemi che la legge predispone per queste situazioni. Quando noi diciamo che un farmaco va somministrato secondo un modello che è il protocollo del Ministero della Sanità, per esempio, dal punto di vista medico diciamo una grande fesseria, perché ogni malato è un malato a sé, è un mondo a sé, non possiamo applicare lo stesso schema, lo stesso timbro a tutti i medici. Io, se sono convinto che una cosa sia giusta per il paziente, la faccio. Professore, nel migliore dei mondi, nel mondo ideale, come si potrebbe cambiare e da dove si deve partire? Perché lei è dentro il sistema, quindi lo sa. Dalla mente dei medici, prima cosa. Seconda cosa, dalle strutture burocratiche che sovrastano il mondo dei medici. Chiaramente uno schema ministeriale per la somministrazione del farmaco è uno schema fatto da medici, da funzionari dell'industria, da burocrati del Ministero. Non possiamo pensare di mandare avanti la medicina in questa maniera. 30-40 anni fa un illustre ematologo francese, Jean Bernard, aveva previsto, e ha avuto perfettamente ragione, che soltanto il bilancio dell'Arabia Saudita poteva in futuro permettere la copertura delle spese sanitarie a tutta la popolazione. Adesso siamo in Italia in una situazione in cui negli ospedali non si dà il tovagliolo, perché non ci sono i fondi per dargli il tovagliolo, si deve portare da casa il tovagliolo di carta. E questo perché? Perché siamo andati al di là delle capacità economiche del sistema. Bisogna cambiare radicalmente le strade. È difficile quanto è difficile fare una linea ferroviaria nuova, efficiente, al posto di una vecchia scaduta. Cioè sono i problemi della società moderna, che ha investito molto in certi settori, che faceva piacere, che so, alla Fiat per quanto riguarda le automobili o all'altra azienda per quanto riguarda altri prodotti, e si è trascurato un settore importante come la sanità.
Però io quando penso a queste grandi multinazionali americane, ma non è mica vero che hanno ormai i piedi d'argilla, le vedo sempre abbastanza forti, quindi prima di abbattere il sistema su cui poi le multinazionali influiscono nella formazione delle accademie scientifiche, di conseguenza dei medici, cioè c'è da sradicare tutto praticamente. C'è da cambiare tutto. Lei pensi che tutti i congressi internazionali di medicina sono sponsorizzati dall'industria farmaceutica? Appunto. Questo è un condizionamento incredibile. Certo. Perché loro hanno la possibilità di farlo. L'ipertermia non si è sviluppata nemmeno tanto perché è una scienza rachitica. Non ha dietro le spalle la grossa multinazionale che può spendere milioni e milioni. Lei la definisce una scienza rachitica, una scienza antichissima, perché ho letto che... Più che antica, più ma che poi antica. Il concetto è che è più che ragionevole, nel senso che costa poco, non ha effetti collaterali. Se io faccio una terapia, possiamo andare oggi stesso a fare una terapia, lei dopo un'ora e mezza di trattamento si beve una tazza di tè esattamente come prima. Quindi non abbiamo effetti collaterali, non ci si perde nulla. Il vantaggio è questo. Essendo lei un pioniere in questo settore, ha creato un network di persone che la supportano in modo tale che comunque se ne parlerà sempre di più? E... Se ne parlerà sempre di più, però lei pensi che sono 40 anni che batto questo. Se lei guarda, qui ci sono dei volumi che ho pubblicato, ce n'è uno, Immunomodulation and Thermotherapy in Cancer. Hudenberg, che era un grande immunologo americano, Pontigia, Auger, che era un mio allievo che è andato a lavorare a Stoccolma e a Parigi. Questo volume è del 1983, quindi queste cose sono state dette, scritte, stampate nel 1983, quindi elaborate negli anni ancora precedenti. Professore, mi viene da chiederle, e chi è che l'ha stoppata nella sua diffusione? Chi è che l'ha stoppata? Io non sono stato stoppato mai da nessuno, perché spontaneamente mi sento in maggioranza. Se altri 99 sono di parere diverso, io mi sento in maggioranza, anche se in democrazia non è così. Non sono stato stoppato io, è stato stoppato uno sviluppo di una branca terapeutica della medicina che non era nel sistema. Quindi è stata stoppata l'ipertermia, come è stato stoppato l'immunoterapia. Adesso si ricomincia a parlare di immunoterapia, però abbiamo perso 40 anni di tempo. Ecco, che cos'è terapia e come si collega con l'ipertermia? L'immunoterapia è la stimolazione del sistema immune che si fa o con sostanze naturali o con sostanze artificiali che vengono proposte come stimolazione immunitaria. Vi avevo detto prima che c'è un'analogia tra l'immunità che noi induciamo con l'ipertermia e l'immunità che viene stimolata da agenti batterici, per esempio. E vi ho detto, quando abbiamo l'influenza, guariamo perché il sistema immune reagisce. Ai tempi della broncopolmonite, quando non c'erano i chemioterapici, i pazienti per metà morivano e per metà sopravvivevano. Sopravvivevano quelli sani che avevano la capacità di reagire con dei febbroni, era chiamata la settima, cioè in settima giornata c'era la crisi. E la crisi veniva superata da chi aveva la capacità di produrre gli anticorpi verso il germe.
i casi comunque di tumore sono aumentati, si parla di 1000 casi al giorno solo in Italia. Perché ci si ammala di più? Ci si ammala di più per molti motivi. Uno è l'inquinamento totale al quale siamo esposti. Quando noi utilizziamo un motore elettrico generiamo radiofrequenze, generiamo fattori di attivazione e stimolanti dell'immunità. Però quando questi fattori saturano la capacità di reazione delle cellule diventano negativi. Quando io uso la ipertermia a 41 gradi stimolo l'immunità, quando utilizzo l'ipertermia a 43 gradi deprimo l'immunità. Questo è stato dimostrato da un carissimo amico mio, John Maillard, all'Università di Atlanta, la Emory University. E sopra i 41 gradi si deprime l'immunità. E questa è una pratica che conosciamo bene dalla patologia generale, da quando studiavamo. E l'eccesso di dose a volte produce l'effetto contrario. Quindi siamo esposti a ogni genere di sostanza. Non siamo esposti ai germi. Cioè un tempo l'individuo cadeva, si disinfettava con quel che aveva, magari anche l'acqua tiepida. Si infettavano le ferite, poi guarivano. Quello era un meccanismo di stimolazione integrale indirettamente favorevole allo sviluppo dell'immunità del soggetto. Adesso noi quando abbiamo un bambino di 9 anni col mal di gola gli diamo l'antibiotico, il mal di gola sparisce in 3 giorni, però non facciamo il bene del bambino, facciamo momentaneamente il bene della madre che non è più preoccupata di vedere il bambino con la febbre, perché questo soggetto arriverà a 40 anni con un'immunità non totalmente sviluppata. Se si creano le condizioni di sviluppo di un tumore, il tumore cresce senza ostacoli. Dunque, io sono nato chemioterapista, nel senso che dopo la laurea lavoravo in ematologia qui a Pavia e usavo i farmaci obbligatoriamente perché l'indirizzo era quello. In alcune malattie la chimioterapia funziona benissimo, però non in tutte. L'errore è stato di pensare che la chimioterapia, che aveva avuto un effetto benefico nelle leucemie, dovesse far bene anche al tumore dell'utero, alla prostata, e poi si è visto che non è vero. Si è visto che i risultati non erano ripetibili. Non è che la chemioterapia non debba essere utilizzata. Se io ho un malato con una leucemia mieloide cronica, ho il farmaco che agisce e che funziona in quella situazione. Devo essere in grado di stabilire se è la situazione in cui è giustificato l'uso del farmaco, oppure se in altre situazioni è meglio rinunciare all'azione del chemioterapico e puntare su altre funzioni biologiche come la stimolazione immunitaria. Questa sarà una domanda che tanti mi vorrebbero fare. Lei ha detto che la chemioterapia funziona soprattutto in certi tipi di tumore. Certo. Ha parlato della leucemia e quali altri? Perché questo può essere un'informazione importante per chi si ammala. Ma direi che anche nel tumore della mammella, che è il tumore più frequente nella donna, la chemioterapia funziona. Funziona entro certi limiti, funziona entro certi limiti temporali. Quando noi abbiamo una ricaduta dopo un ciclo di chemioterapia e proponiamo un secondo ciclo di seconda battuta, un terzo ciclo, un quarto ciclo, facciamo soltanto il male del paziente, perché bisogna essere in grado di stabilire che a questo punto il paziente ha un bilancio tra effetti positivi del farmaco e effetti collaterali negativi
che è a sfavore del beneficio terapeutico, cioè è favorevole il bilancio ai fattori naturali che gli ormoni, gli stimolanti immunitari, altre possibilità terapeutiche che dobbiamo essere in grado di utilizzare. E questa è l'elasticità mentale che purtroppo non c'è, perché se noi parliamo di schemi, di protocolli, mi viene prurito, perché non è logico trattare la malattia in questa maniera. Essendo lei comunque un medico che viene, un professore che viene dal mondo scientifico, quindi non un ciarlatano che si è inventato, no? Ma uno studioso scientifico, oggi il processo olistico che va a integrare anche altre tecniche, ad esempio l'agopuntura, piuttosto che come le inserisce all'interno della guarigione anche del paziente? Direi che il paziente va visto nella sua globalità. Lei mi ha fatto l'esempio dell'agopuntura. Non è che l'agopuntura sia da vedere come qualcosa di astratto che noi facciamo nei casi, eccetera. Se noi pensiamo che possiamo utilizzarla a beneficio del paziente, per farlo star meglio, per fargli avere meno dolore, dobbiamo utilizzarla. Quindi dobbiamo utilizzare l'immunostimolante, dobbiamo utilizzare l'antiormonale, dobbiamo utilizzare tutte le armi che noi abbiamo a disposizione. Quando gli americani hanno fatto la guerra in Iraq e hanno pensato di utilizzare soltanto l'aviazione, hanno fatto un buco nell'acqua. Cioè, se devi fare la guerra, devi farla con tutte le armi che hai a disposizione. Certo, come oggi con i droni, no? È ovvio. Ascolti, professore, altre due cose. La prima è, se ne sente tanto parlare, anche qui c'è un'omertà incredibile. Io che sono profana del mondo scientifico, vaccini sì, vaccini no. Come colloca questa problematica e questa informazione? Comunque, come in tutti i farmaci, se noi pensiamo all'aspirina, l'aspirina è il primo farmaco chimico che è diventato di uso comune, ha le sue controindicazioni, ai soggetti che non sono, che sono sensibili troppo all'aspirina e diventano allergici all'aspirina. Quindi anche per l'aspirina bisogna usare dei criteri di buon senso nell'utilizzo del farmaco. Per le vaccinazioni è la stessa cosa. Il giudizio complessivo sulla vaccinoterapia non può che essere positivo, perché milioni di persone ne hanno tratto giovamento. In alcuni soggetti può essere pericoloso, perché il soggetto, o per ragioni genetiche o per ragioni particolari, sviluppa una intolleranza a questo tipo di stimolazione immunitaria, e allora bisogna avere il coraggio di non farlo. Soprattutto, secondo me, non bisogna imporre un trattamento terapeutico per legge. Adesso siamo arrivati al punto da dare la multa ai genitori che non vogliono vaccinare i figli. È chiaro che per la comunità è meglio una vaccinazione a tappeto, per il singolo bisogna valutare caso a caso. La medicina non è una scienza, e questo è un altro concetto eretico che io dico. La medicina non è una scienza. La medicina è l'applicazione con buon senso di cognizioni scientifiche che noi abbiamo accumulato negli anni. Bellissima definizione. Questo. Quando un paziente viene da lei, qual è il suo approccio? Quando un paziente viene da me, l'approccio è estremamente pratico. Gli chiedo cosa vuole. Se ha speranze eccessive, gli dico di metterle da parte, di essere realistici e di cercare di fare della buona medicina per ottenere il risultato migliore possibile. E alla fine mi trovo che i pazienti ti vogliono bene e io voglio bene i pazienti. E si torna a Paracelso, pensate, 1500,
Sulla lapide di Paracelso c'è scritto: in medicina tutto è amore. Bellissimo. Io sono d'accordo. Non sono tanto d'accordo, questo lo dico perché tanto va al pubblico, non sono tanto d'accordo nel tentare di prolungare all'infinito l'esistenza di un individuo. Certo. Noi abbiamo pieni i depositi di vecchi nei quali la qualità di vita è una qualità di vita indecente. Sono assolutamente d'accordo. Quindi quando vedo le statistiche, gli italiani campano 83 anni, una roba del genere, in che condizioni arrivano a 83 anni? No, ma da un punto di vista biologico, qual è l'età giusta secondo lei per chiudere gli occhi e andare dall'altra parte? Quando lo vuole per l'eterno. Però non mi ha risposto da medico. No, non c'è una risposta all'età giusta. Noi probabilmente abbiamo un orologio biologico interno per cui per un individuo l'età buona è 60 anni, per l'altro individuo l'età buona è 99 anni. E non possiamo modificarlo di molto. Professor Pontigia, grazie. Credo che questa intervista andrà per l'associazione IEA di cui Maura è presidente e la inserirò anche in incontri con la bellezza, perché non c'è cosa di più bella di avere di intervistare persone che in ogni campo portano prima di tutto coerenza, onestà e buon senso. Quindi la ringrazio per questo, se vuole aggiungere qualcosa. Che le regalerò il prossimo libro mio in uscita, che è autobiografico, in uscita per il 15 di gennaio, e l'impegno mio è di farvelo vedere, l'impegno vostro è di diffonderlo. Grazie, sarà fatto, assolutamente, grazie mille.